My name is Sam Fisher. Il nostro compito è essere pronti a tutto. Ma una cosa così assurda, così impensabile. Come potevamo essere pronti? E potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Il parassita non è da solo. Per noi è un territorio inesplorato. Una minaccia di cui non sappiamo quasi nulla. Una minaccia in grado di annientare tutte le forme di vita sulla Terra. Letteralmente. Il React non lo permetterà. Ma per fermarlo, dobbiamo prima comprenderlo. Conoscenza è potere. Scopriremo tutto ciò che c'è da sapere sul parassita. Deve avere dei punti deboli. Diamoci da fare.
davvero figo. Figo? Addestramento in realtà virtuale all'avanguardia. Nessuno ha mai affrontato qualcosa di simile alle zone calde. Se dobbiamo inoltrarci a raccogliere dati vitali sul parassita, bisogna prepararsi a dovere. Aspetta. Non hai raggiunto il punto di estrazione in tempo. Nella vera zona calda saresti stato avvolto dalla schiuma di stasi, in attesa di essere salvato. Un altro vantaggio della RP. Niente schiuma di stasi da dissolvere. Te l'ho detto. Figo. Quando tocca a me? Magari possiamo fare dopo pranzo. Tra un paio di giorni. Il prossimo... Rifiuto di credere che stiamo solo ritardando l'inevitabile. Non è un lavoro gradevole, ma io salvo vite. Il REACT ha approntato dei protocolli per salvaguardare la sicurezza del personale. Le aree in cui si concentra l'attività del parassita sono definite zone calde. Ciascuna di queste è suddivisa in 3 sottozone, separate da camere stagne. Si parte da quella più sicura per completare gli obiettivi e ottenere informazioni. L'attività del parassita cresce dopo ogni camera stagna. Il compito delle camere è limitarne la propagazione. Gli operatori possono richiedere l'estrazione al punto designato e tornare alla base con le informazioni ottenute. Più ci si inoltra, migliore sarà la qualità di queste informazioni. L'ecosistema del parassita è sensibile alle intrusioni. Oltre una determinata soglia, scatena un attacco massiccio volto a eliminare la minaccia. Procedete all'estrazione prima che sia troppo tardi. O verrà applicato un protocollo di sicurezza. Gli operatori che restano indietro per un qualsiasi motivo vengono considerati dispersi. Un dispositivo di stasi entrerà in azione per proteggere i dispersi dal parassita. La successiva spedizione nella zona calda potrà tentare di salvarli. Il REACT farà di tutto per non lasciare indietro nessuno. Per iniziare, diamo... Che idiota! Non vedi che mi fai ombra? Elisa! Scusa, non volevo essere scortese. No, colpa mia. Guardo solo come procedono le cose. Non male. Anzi, bene, direi. Guarda un po' qui. Non capivo perché si surriscaldasse. Poi un operatore è tornato con dei dati su come il parassita riesca a dissipare enormi carichi termici e boom! La soluzione. Certo, il parassita è orribile, ma è anche una miniera d'oro per la nostra scienza. Tutto ciò che impariamo migliora il nostro equipaggiamento. Elena, se continui di questo passo,
Giuro, non ti farò mai più ombra.